benvenuti a tutti quanti. Oggi diciamo, presentiamo un'iniziativa dal titolo Chi ci salva dall'integrazione e ecologia della salute mentale a 40 anni dalla legge Basaglia. Perché fra qualche giorno, il 16 maggio precisamente, il 16 maggio sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Il 13 è stata promulgata, il 16 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il 16 maggio di 40 anni fa la legge 180, la cosiddetta legge Basaglia, entrava in vigore. Come è scritto nella nostra bozza di pubblicazione, poi spieghiamo, oggi è tutto in bozza, quindi dobbiamo, il nostro incontro è un incontro di copartecipazione e coorganizzazione, quindi speriamo che vada fino in fondo questo lavoro. 40 anni fa la legge 180, che si compone di pochissimi articoli, però come dire, restituiva cittadinanza e diritti a persone che per centinaia di anni non ne avevano avuto. È un momento storico per il nostro paese, non solo, perché la legge 180 è una legge, poi avremo occasione di parlarne nei mesi prossimi, sarà una legge assolutamente legata a tutta una serie di iniziative e di situazioni come la legge sanitaria che da lì a qualche giorno verrà promulgata e che darà l'assistenza a tutti i cittadini della nostra nazione. Saranno dei momenti particolarissimi, particolarmente importanti dal punto di vista anche del diritto e delle conquiste sociali di questo paese che pochissimi altri paesi avranno e a tuttora non hanno. Noi 20 anni fa l'Associazione Contro l'Occidente, che io rappresento, aveva fatto insieme ad altre organizzazioni un'iniziativa del ventennale della legge Basaglia e avevamo incontrato in questo nostro cammino tantissime associazioni che si occupavano di cosiddetta salute mentale e avevamo fatto una serie di incontri che potrete anche poi vedere sul nostro sito, poi li pubblicizzeremo, con tutta una serie di psichiatri, psicologi, operatori del sociale che dal nord a sud dell'Italia avevano fatto una riflessione su quello che avevano i 20 anni della Basaglia. Oggi a 40 anni siamo ancora qua e ci piace discutere con tutte le persone che hanno, si sono incamminate, con cui noi ci siamo incamminati in questo lungo percorso, per primi il centro di Urno Orizzonti Aperti di Frosinone, che per noi ha rappresentato sempre un punto di riferimento, un punto con cui collaborare, una realtà con la quale siamo cresciuti diciamo, insieme. Io quando dovrò passare le mie giornate le passo alcune volte, vado a centro di Urno e mi sento a casa mia, per tutta una serie di ragioni. Insomma, è un luogo dove l'Occidente, con la quale l'Occidente ha sempre collaborato e con il quale a Frosinone si possono tracciare alcune linee di riflessione anche legate ai diritti e alla cittadinanza di tutti noi. Il nostro progetto, che ha ovviamente come base questa riflessione sulla 180, si baserà su 7 incontri che noi faremo nei vari servizi della provincia di Frosinone. Andremo in tutte le sedi dei servizi e faremo un confronto con gli operatori di questi servizi e con cercando di fare una riflessione su quella che è stata ovviamente la Basaglia e come si è poi sul territorio si è applicata e quali sono state le realtà e qual è la realtà dei nostri servizi a 40 anni della legge Basaglia. Questa è una riflessione importante perché è una riflessione che ci deve sempre accompagnare, c'è un osservatorio su quello che è la nostra realtà, è una delle cose più importanti che noi dovremmo fare e che purtroppo invece sentiamo a fare lasciando sempre un po' alla casualità quello che accade. Questi incontri saranno accompagnati da una serie di esempi di video che presenteremo di altre realtà che si sono impegnate anche a promuovere, appunto abbiamo detto, il problema della
materiale, abbiamo già ritrovato un video del, non so se vi riferite, non l'ho visto, non so, poi Patrizia ci dirà, un video inerente a quelle che sono alcuni collegamenti con questa struttura. Forse dovevamo iniziare spiegando dove stavamo, questo non l'abbiamo fatto, io non posso spiegarlo io, qui ci saranno alcune altre persone. Questa era la cappella dell'ex manicomio, ora l'ex manicomio. Questa, come vedete, era strutturata proprio come ovviamente non una piccola cappella, ma insomma una cosa grande, perché qui tra il 1904 e il 1998 c'è stato un ospedale psichiatrico in questi locali e in tutti i locali che noi vediamo. Nel 1900 noi non sappiamo ancora cosa ci colpisce. Cosa ci ha colpito? Ci colpisce che in questi luoghi non c'è una memoria, cioè noi giriamo per questi luoghi e non abbiamo una fotografia, un'idea di quello che è stato questo luogo, che pure è stato così per 94 anni. Abbiamo poi anche la possibilità di avere la testimonianza di un sindaco di Cercano che ci potrà dire che cosa rappresentava, eppure è stato un luogo di vita questo. Qui ci sono stati 500, 600, ha ospitato 500, 600, 700 persone. Quindi questa è una città nella città, è una città chiusa, perché dal manicomio non si usciva. E quindi all'interno di queste realtà noi avevamo tutte quelle attività che si facevano nella città, si facevano in piccolo in questo nostro luogo. Noi, però adesso ci arriviamo, perché poi lo facciamo qui l'incontro, che cosa avremo intenzione di fare oltre il nostro progetto. Il progetto si determina poi in altre due azioni, una quella di una serie di film, una che noi proietteremo, avevamo pensato di proiettare qui, ma forse cambieremo modalità, la proietteremo in tutte le biblioteche della provincia di Frosinone, perché noi vorremmo coinvolgere tutti in questa riflessione e in questo momento così importante. Dall'altro lato faremo anche, e questo sarà anche uno degli aspetti sociali della nostra attività, sarà quella di fare un corso per video, montaggio video, che è stato ideato dal centro diurno Orizzonti Aperti, lo svolgeremo lì e sarà aperto a chiunque lo voglia fare. È un mini corso che però ci servirà per fare la parte più importante di questa nostra attività, che è quella di recuperare, abbiamo detto la mente, che vorremmo fare, perché poi da quello che è difficile attuare, vorremmo recuperare la memoria di che cosa c'è in provincia di Frosinone, di che cosa c'è oggi in provincia di Frosinone dopo 40 anni e la memoria anche di questo luogo. E casualmente ci siamo imbattuti con alcune persone in questi giorni che siamo venuti a vedere e c'è una forte esigenza a parer mio di recuperare almeno la storia di questo luogo. Se noi digitiamo per esempio su internet Santa Maria della Pietà di Ceccano, che era una succursale del Santa Maria della Pietà di Roma, e non esce nemmeno un'immagine di questo luogo, non esce, noi non abbiamo nessuno, eppure questa è stata, poi ce la racconteranno persone, è stata una cosa incredibile, perché in una località come Cercano avere un luogo come questo era una vita sociale, una vita economica fortissima. Voi pensate che poi è di fronte a un'altra un pezzo forte della storia della provincia di Frosinone, della storia industriale della provincia di Frosinone, c'è una importante fabbrica che viene all'interno di un paese e che quindi Cercano era un luogo incredibile. Per tantissimi anni è stato un luogo incredibile. Oggi questa nostra memoria, di cui noi abbiamo scritto nella nostra pubblicazione, che poi vi presento, abbiamo scritto che la memoria è un dovere, ovviamente non lo dico io, lo dice Primo Levi. E noi questo dovere della memoria, che ci consigliamo tante volte, non ci facciamo caso, oppure lasciamo andare. Ecco, il nostro obiettivo è quello di restituire, non dico ad altri, perché questo a noi stessi, una memoria di quello che è accaduto e quello che c'è stato, affinché alcune cose non debbano tornare più e su quella memoria costruire il nostro futuro. Chi
non ha nemmeno un orizzonte davanti, un futuro su cui. Ecco, su questo volevo fare un ragionamento con tutti voi, e questo è stato il video di oggi, di coinvolgervi all'interno di questa, Noi vorremmo reintervistare le persone, i protagonisti, anche coloro che hanno solo sentito parlare di questo luogo, un luogo terribile, luogo dove c'erano le contenzioni fisiche, dove c'era la macchina dell'elettroshock, dove c'erano i letti con le sbarre, dove c'erano le sbarre alle finestre, nemmeno quelle sono rimaste. Cioè hanno diretto anche le sbarre dell'Ottocento, quelle che un'ala addirittura di questo luogo non è più accessibile, è ancora in cantiere, è stata abbandonata. Ma comunque, gli spazi esterni sono stati abbandonati in questo senso. A Collegno, che è un grosso ospedale, è stato un grosso ospedale psichiatrico vicino a Torino, beh, hanno fatto tutto un discorso sulla memoria, hanno restituito gran parte di questi luoghi, anche per esempio all'arte, a ricostruire attraverso l'arte quella che era la memoria. E così è stato fatto a Roma, dove c'è un museo della mente, dove noi faremo una gita che in questo senso poi attraverso i centri di Roma noi faremo una visita al museo della mente di Roma per capire come un luogo, certo siamo a Roma, però non perché siamo a Roma, quindi la memoria è un dovere, la funzione, la memoria è un piacere, no, non è proprio così, insomma, noi per recuperare la responsabilità e anche la capacità e l'identità del nostro territorio, noi credo che dobbiamo fare uno sforzo in questo senso. Chi in questi giorni credo che abbiamo qui a fianco la Lens, che è uno dei luoghi ancora di contenzione, anche se diverso da una, per le motivazioni anche da una, però la Lens di Ceccano, per esempio, per chi c'è stato, chi ha avuto modo di vedere, è un po' un'isola, dobbiamo dire anche positivamente, è un po' un'isola a sé, perché le Lens, per esempio, che sono presenti nell'altro del territorio regionale, non hanno, diciamo, le caratteristiche e la positività della Lens di Ceccano. Potremmo parlare a lungo, l'Internazionale, che è una rivista sottolinea, fa presente quelli che sono articoli di natura internazionale, ha fatto un servizio, io non ti saprei dire con quale numero, ma in questi giorni uscirà un servizio internazionale sulla Lens di Ceccano. Sono venuto a fare delle foto e sono capitato anch'io, stavo anch'io lì, quindi hanno fatto queste foto. E quindi io dico, c'è un'attenzione mondiale su questi temi e noi invece su questo facciamo fatica ad avere, come dire, un'idea. All'entrata abbiamo fatto anche una pubblicazione, abbiamo raccolto dei documenti e abbiamo scritto anche il programma di quello che è quello che dovrebbe essere i prossimi, diciamo, questo progetto che dovrebbe durare almeno nella sua parte, diciamo, formale fino a novembre di quest'anno. Questo lo dico a tutti coloro che sono qua, che è una bozza, abbiamo presentato una bozza perché vorremmo che fosse condiviso, quindi vorremmo che chi avesse possibilità e volesse darci un contributo, uno scritto, una riflessione su questo, ce lo dia nei prossimi giorni. Abbiamo lasciato all'ingresso la possibilità di scrivere la propria mail, il proprio telefono, così noi contribuiamo insieme alla costruzione di questa memoria. Il centro di Uno ha fatto una sua riflessione, l'ha fatta Patrizia Monti, l'ha fatta Daniele Ricci, l'ha fatta Basaglia, abbiamo lasciato alcune frasi di Basaglia e alcune cose. E io, quindi anche su questo il nostro cammino è aperto e vorremmo che ci fosse, cioè ci auspichiamo, insomma, di farlo insieme con voi. A me fa piacere che ci sono
centro di urno, ci sono le, c'è la comunità, ci sono le persone con cui da anni noi ci frequentiamo, che abbiamo fatto tante cose insieme e non ci stanchiamo di rifarlo. L'obiettivo, abbiamo detto, è di dare a noi stessi, ovviamente, a tutti noi, quel senso, cioè, quel senso di cittadinanza e dignità e diritti che purtroppo, come dire, 40 anni fa erano negati, oggi non posso, sicuramente una situazione diversa, ci sono altri tipi di problemi, quindi, però queste parole, cittadinanza, dignità, diritti devono sempre essere presenti nella nostra esistenza e ci dobbiamo sempre guadagnare e difendere. Io a questo punto darei il microfono è aperto, io quindi tutti possiamo intervenire e esprimere qual è la nostra idea rispetto a questo. Abbiamo anche un buffet poi alla fine della nostra giornata, abbiamo cercato di rendere questa nostra presenza qui anche conviviale. Io chiamerei Patrizia Monti, che è stata con quella persona del centro di urno con cui noi riusciamo da anni, collaboriamo, riusciamo a costruire alcune cose. Vorrei, e siccome ha partecipato lei insieme ad altre persone che sono utilizzate a questa idea di progetto, ecco, e siccome è una persona cui noi poi rileggeremo in altro momento i suoi ricordi, che sono bellissimi, ecco, lascerei la parola. Da tanti anni in servizio, comunque mi preoccupo di, insomma, di essere breve, concisa, chiara, eccetera, eccetera, nonostante l'emozione poi di parlare davanti a tutti quanti voi, che tenete gli occhi fissi su di me e quindi vuol dire che mi state ascoltando, vero Fabrizio? Com'era la storia? Come si fa a esporsi quando uno sta davanti agli altri senza per questo farsi mancare le parole? Va bene. Allora, io vi voglio raccontare una cosa che è successa, diciamo, in questi giorni, perché molto casualmente, poiché noi di questo progetto abbiamo parlato in giro, e allora il dottor Giulio Garofani mi ha detto che aveva un filmato fatto con un proiettore Super 8, ecco, che era stato riversato su una videocassetta. Mi ha consegnato questa videocassetta e un operatore ha fatto un passaggio su un DVD e io ho guardato questo. Allora, vi dico questa cosa perché intanto sarebbe opportuno, invito Valentino quindi a lavorare in questo senso, individuare delle persone che hanno lavorato in questa struttura quando era manicomio o quando era la città dei matti, perché per mettere i titoli a queste scene. Le scene naturalmente, dovete immaginare, non sono molto chiare, però sono molto suggestive, perché ci sono, c'è la processione della Madonna del Fiume di Cercano, con tutti i pazienti che vanno a questa processione. Ci sono le comunioni, perché io ho scoperto che in questa struttura, quando era città dei matti, si facevano le comunioni. E la dottoressa Schiara mi ha detto che anche lei ha fatto la comunione qui quando era bambina. Quindi questi ricordi sono, diciamo, molto antichi, però ci sono ancora operatori di noi che hanno vissuto quel periodo in cui questa struttura era fatta in quel modo lì. C'è l'infiorata nel cortile, quello che adesso è diventato parcheggio, era un cortile con al centro una statua, ma quella statua dove sta? Quindi c'era una statua al centro di quel cortile e alla festa della Madonna del Fiume si faceva l'infiorata dentro al cortile, quindi la processione arrivava fin dentro e di tutte queste situazioni si vedono delle scene, ma io so tutte queste cose perché con me ha visto il filmato Paola, che è un'infermiera che lavora nella comunità Vasari.
Italia, che ha riconosciuto addirittura il suocero quando era giovane, e probabilmente in questo filmato che risale agli anni 60 parecchi degli operatori potrebbero riconoscere o riconoscersi, perché, ripeto, è pieno di scene di vita all'interno del bambino. Quindi in una delle prossime volte, in uno dei prossimi incontri, noi speriamo di riuscire a fare un lavoro su questo filmato per renderlo un po' più accessibile. E poi un'altra cosa, io sono contenta che si avvia questa discussione in questo territorio proprio quest'anno, che sono i 40 anni della legge Basaglia, e proprio in questo momento in cui tutti i centri di diurni sul territorio nazionale si stanno interrogando sul loro futuro. A fine settembre ci sarà un congresso sui centri diurni, un congresso nazionale, e noi dobbiamo partecipare a questo congresso con tutte le nostre riflessioni, quindi con tutto quello che verrà fuori dal confronto che faremo in questi mesi, perché io credo che sia molto importante in questo momento tenere l'attenzione sui temi che diceva Paolo, cioè i diritti, la cittadinanza e la libertà. Perché lui accennava al ricordo, è incredibile come poi certe occasioni attivano anche le persone ricordi e momenti particolari. Il fatto che dovevamo organizzare questa cosa, che dovevamo riflettere sulla legge Basaglia, a me mi ha fatto fare un viaggio nel tempo e sono ritornata con la mia memoria al 1978, e proprio a un giorno preciso, il 18 maggio. Poi lo troverete scritto qui nel dettaglio, mi ricordo, però il 18 maggio per me era un momento particolare, perché era il primo giorno del mio tirocinio per Napoli. E io l'ho fatto a Leonardo Bianchi di Napoli. Quindi il 18 maggio io stavo entrando nell'ospedale psichiatrico di Napoli. E quello che mi è successo, che io ho raccontato, poi vi invito a leggere, perché io sto raccontando adesso, però quello che mi è successo è che grazie a una paziente io ho capito che quella esperienza me la stavano trasformando in un percorso di apprendimento della paura, perché così si formavano gli operatori quando si faceva il tirocinio da dentro. E il mio, diciamo, l'interfaccia tra me e tutto il resto del reparto non era uno psicologo, non era uno psichiatra, era una suora che mi praticamente aveva avviato proprio un percorso di terrorismo culturale. E io me ne sono resa conto quando un giorno una paziente sfuggita al controllo degli infermieri mi ha raggiunto sulla scala e con il dito puntato mi ha detto: tu hai paura di me. E questa cosa mi fece riflettere su come in realtà quel modo di lavorare molto rigido, molto verticistico, molto legato ai rigori, era un modo per addestrare le persone ad aver paura e che di imprigionare, perché guardate che la paura è una prigione. Quindi quando noi parliamo di libertà, quando diciamo che la legge Basaglia ha liberato, non ha liberato solamente i pazienti, ha liberato anche gli operatori dalle sovrastrutture mentali che ci facevano avere paura della malattia mentale, ma proprio paura, appunto, da non poter proprio avvicinare l'altro, insomma, se non in particolari condizioni prescritte dal team. Quindi, e pensate che io questa esperienza l'ho fatta il 18 maggio del 1978, come se tutta l'aria di novità che determinata dalla legge Basaglia non arrivasse proprio per il muro di tuffo del nostro ospedale. E contemporaneamente in un altro reparto vicino al mio c'era Guelfo Margherita, chi conosce questo nome di uno psichiatra napoletano illuminato, è stato il primo che ha aperto il reparto suo, ma per questo motivo è andato in prigione. Quindi pensate le contraddizioni di una cultura che credo sia ancora in una situazione di scarsa libertà, per cui l'attenzione alla libertà, l'attenzione al diritto, e credo che sia un dovere non soltanto dei cittadini, ma anche degli operatori, e io dico anche degli utenti, perché solo così può
poi ha un senso dire noi lavoriamo alla resilienza oppure lavoriamo alla recovery dell'utenza. Restano parole vuote se non riflettiamo sul discorso della libertà e sulle strutture culturali che imprigionano il nostro pensiero. Prego, il microfono aperto. Io vedo Angelino che se vuole, è stato sindaco circa negli anni 80, se vuole venire a... Angelino Loffredi, ex sindaco di Ceccano. Credo che sia opportuno ricordare come nasce questo ospedale. Prima era un istituto scolastico dove studiavano alla fine dell'Ottocento gran parte delle persone che assunsero successivamente un ruolo importantissimo. Era di proprietà del Marchese Berardi. Alla morte del Marchese gli eredi pensarono e ci riuscirono di vendere questa struttura all'amministrazione provinciale di Roma, di cui il Marchese Berardi era stato presidente dell'amministrazione provinciale. Dal 1904 fino al 1998 questa struttura è stata una struttura manicomiale che è riuscita ad ospitare in certi periodi della guerra anche 800 persone. E i metodi di cura erano i metodi che tutti quanti voi potete immaginare, quindi violenza, prevaricazione, per un certo periodo l'elettroshock, le docce, e quindi una gestione terribile e non umana. C'è un passaggio che merita di essere ricordato. Il direttore che portò delle innovazioni dal punto di vista umano si chiamava Priore. Priore fu il direttore che levò le infermiere e quindi avviò una fase di umanizzazione. Tutto questo avveniva a ridosso del movimento basato. Io le mie esperienze le ho avute non in quanto da sindaco, ma le ho avute in quanto ero consigliere provinciale, in quel periodo ero capogruppo del Partito Comunista, e quindi l'attenzione la ponevamo attorno a Basaglia, molto dileggiato dagli altri. Voi pensate, per distruggere Basaglia si dice che questa è la 180 e la legge Basaglia. Non è la legge Basaglia, è la legge ispirata da Basaglia. Basaglia il comunista. La cosa più strana invece è che il primo firmatario della legge 180 si chiamava Corsini e non era un comunista ed era un democristiano di Brescia. Quindi attorno a queste questioni c'è un movimento di opposizione, di violenza, di prevaricazione che pensa anche di mettere in movimento gli stessi dipendenti. E quindi la mia esperienza è un'esperienza multiforme, perché mi permetteva di vedere quello che succedeva a Frosinone. Tenete conto che questo fino al 1980, il famoso manicomio, non era della provincia di Frosinone, era della provincia di Roma. E attorno al manicomio la resistenza a passare dall'istituzionalizzazione violenta a una politica umana, ad una politica di prevenzione e di presidi territoriali, nessuno l'ha mai detto, però io ho visto in prima persona come in effetti il manicomio era un centro di potere che spendeva miliardi, miliardi che andavano dalla refezione alle medicine, ad altre questioni. E questo era il sistema del potere che poi non permetteva a chi voleva deistituzionalizzare e rendere umana la malattia e poterla curare. Non è una battuta,
amministrazione provinciale di Frosinone. Negli anni che vanno dal 75 all'80, l'unico centro di cura, non di cura, di prevenzione si chiamava CIMO, Centro Antagia Alimentare. L'organico di questo centro mentale era di 8 persone, di cui 3 erano uccisi, e quindi potete pensare bene qual era l'attenzione che si poneva nei confronti della deistituzionalizzazione, perché in effetti il centro di potere era innanzitutto la provincia di Roma attraverso i manicomi di Santa Maria della Trinità di Roma e questo ricercato, e poi i malati della provincia di Frosinone andavano a Guidonia oppure andavano in altre realtà meridionali dove c'era un monopolio che era il monopolio chiamato di Don Uva, che era di ispirazione religiosa. Quindi capite perché nel meridione è stato molto difficile affrontare i temi che Basaglia poneva. In effetti la polemica qual è? Se leva il manicomio, i malati vanno fuori e poi i malati che stanno fuori sono ugualmente pericolosi, certo, sono pericolosi. Oppure tutto grava sulle famiglie che devono poi curarli, se non esistono un insieme di presidi, di varia natura sul territorio. Quindi pochi presidi e in effetti il problema della malattia mentale è un problema che è difficile da risolvere. Ecco, io finisco, so che ci siano tante persone vorranno intervenire, dicendo che fino a quando la spesa sanitaria, noi abbiamo la migliore legge del mondo, la 833, quella del 78, no? Che è successiva alla 180 e che è il punto più alto dello stato sociale raggiunto in Italia. Ebbene, quella legge mette al centro la prevenzione. Voi sapete quanto spendiamo in Italia per la prevenzione? Il 10%. Il 90% si spendono per le specializzazioni e forse il 70-80% si spendono per i medicinali, quindi per far ingrossare le industrie farmaceutiche. Ecco, parlare di Basaglia senza andare a vedere il punto centrale, ma per la prevenzione, quando si spende? Vi dico, non lo dico io, che per la prevenzione si spende il 10%, e fino a quando si spenderà il 10%, credo che i successi che la legge Basaglia potrebbe dare rimarranno sempre una chimera, forse difficilmente realizzata. E
Allora qui dove stiamo venendo adesso c'era il campo sportivo e venivamo a giocare qui. E allora si entrava, ci stava il portiere insieme a Bancani, entravamo e si passava vicino alla comunità Renato Certosino, c'era la cosiddetta sorveglianza, cioè entrare e vedere i pazienti. E vedevi allora la paura che stiamo vedendo. Poi c'era uno che arbitrava, era lui. Allora questa paura mi lega a questo, perché passando si vedevano le sbarre e delle persone che stavano. Allora il nome del quale mi ha detto qualche volta, cioè lo so, sognavo pure la cosa, ma no, chissà che ci sta, che ci sta. Poi la fortuna, oltre, io sono entrato a lavorare all'ex manicomio e sono entrato in questi reparti e ecco, come un po' da brivido, dice i luoghi di prima. E allora vedevi questi ragazzi, queste persone, e ho superato la paura, la paura era fatta un portantino qua, facevo le pulizie, andavo da mangiare questi ragazzi e poi si è fatto quello che non piace scrivere di letto, a un certo punto si è scritta una poesia, c'è stato un pezzo che dice ogni giorno mai diverso, era questo il loro diverso, stesse cadenze, mai un progetto, unica certezza, la distanza da ogni effetto, ecco questo qua. E prima io ho conosciuto persone che stavano dentro i manicomi ma le famiglie vedevo gente, Juan Filippo, e dico una cosa, non voglio essere messo, ma ricordo dopo ai fatti importanti non finissero in ufficio la segreteria, c'era il dottor, il direttore era Cittello, però era stato verso la pensione, c'era il dottor Bellofa. E la segreteria dell'ex ospedale psichiatrico passava tutto, anche per l'SPDC, quando moriva qualcuno, Monica ti ricordi, no? Veniva, c'erano tre ditte che, per dirti la distanza degli effetti, no? C'erano tre ditte che facevano la rotazione, prendevano l'esame per portare al cimitero, che l'inciso non fare una parentesi, se andiamo sulla cimitero stanno tutte nella stessa parte. Noi ex manicomiani con Natalino, dove siamo andati l'altra volta con Stefania a vedere lo stagno questi ragazzi. Allora un giorno Angeli venne, morì un ragazzo, un signore, e vennero i familiari da Roma e aspetta, prima di questo scusate, c'era una paziente che si chiama Costantini, questa qua gli arrivarono gli arretrati 15 milioni e 600 milioni. Noi eravamo amici, gli unici riferimenti veramente di questi ragazzi, di queste persone eravamo noi. Allora, e questa era una che poteva uscire, dice ma a Costanti, se no sto aspettando la famiglia mia, ci sono andati a mangiare su le danzini, ci stavano in ristorante. Andò a mangiare, noi alle 4:30 tornavo a portare Costantini che stava verso mezzogiorno, stava vicino alla croce, qua teneva un pacco di 100.000 lire che la prima che stava a contare. E poi verso le 4:30 la rincontrai, mi disse siamo stati, allora guardiamo, cioè sì no, me l'ha portata a mangiare le cucine. E poi, però questi figli della mia, scusate, mi hanno lasciato solo fuori da cielo. E era un investimento avere un paziente dentro lui, perché tornando alla segreteria c'era uno morì e vede una famiglia che non si era mai vista, mai, mai. E noi gestivamo queste tre aziende, dopo venne con il catalogo e disse allora ecco, abbiamo questa, questa cassa, questa cosa, gli rispose un familiare, dice guarda è vissuto nella povertà, nella malattia e vuole essere sempre vivo nella vita terra. Quale per dire? Quello c'era 300 milioni da parte, 300 milioni, assistente sociale, ora si era franca la diaca, c'era i libretti. Yeah.
grazie a Balzani da almeno da 180 anni, cioè il sistema di conti, cioè ancora quella della prossima. Mo chiudo, mi inorgoglisce il fatto che si conoscevano la loro autori, Filippo Moragno e Angelino Loffredi, però Angelino Loffredi è colui che ha portato Basaglia da qua a Cercano e lui è responsabile della residenzialità dell'ultimo dipartimento di supplementare. Cioè, lo so chiesto simpaticamente perché era vedendo, no? Chi avrebbe detto a Basaglia vedendovi stringere la mano a colui che adesso progetta la residenzialità insieme a Patrizia e tu che hai portato Basaglia qua, che sei stato, vi ringrazio, vi invito a vedere, a dire qualche parola. Ecco, grazie. Thank you.
E lui si gira, mi fa un sorriso e dice: lo sai, oggi, anzi ieri, siamo andati a fare la mostra 24 a cercare e se lo sono pure comprato. Una persona che è stata in un ospedale psichiatrico 40 anni adesso ha capacità di esprimere in maniera comprensibile un sentimento. Il sentimento di gioia di Federico era solo uno, perché uno era la parola dello spazio psichiatrico, c'era un'altra. Ospedale, insomma, medicina, gastroenterologia. Poi
posso anche dire sto bene e quindi mi sento meglio, esco. Ma non era possibile uscire da questi luoghi. Questo è, per cui non poteva, cioè la persona non poteva dire sto male, ma la cosa più grave è che non poteva mai dire sto bene. Cioè non esisteva guarigione, non esisteva il miglioramento, non esisteva una possibilità altra. Era un biglietto di sola andata. Se inizi a stare male per sempre. Se entri in questi luoghi non riuscirai più. Da qui, prima della legge Basaglia e della nostra chiusura del manicomio, chi usciva da qui, come diceva Valentino, usciva solo perché moriva. Non c'erano le cose in casa. E la maggior parte delle persone venivano lasciate qua, dimenticate. Sono perfettamente veri quei ricordi di persone che per anni non vedevano i parenti, né a Natale, né quando stavano male, né per un compleanno, ma comparivano quando con il certificato di morte bisognava dare l'eredità, perché queste persone avevano tutte delle pensioni e quindi si accumulavano dei tesoretti, perché loro giustamente gli assistenti sociali aprivano dei conti, mettevano tutto da parte, dentro non c'era niente da spendere. Quindi queste erano delle cose importanti su cui riflettere. E un ricordo, un aneddoto era un paziente che noi come psicologi abbiamo avuto l'incarico anche di somministrare dei test a tutte le persone che erano nell'ultimo periodo ricoverate prima di poterle dimettere, perché chiudendo il manicomio ogni paziente doveva essere dato un destino diverso, quindi o c'era la possibilità di rimandarli a casa rintracciando dei parenti, riprendendo dei contatti, affidando le CSM territoriali, o si mettevano dentro altre strutture, un geriatrico, una cosa del genere, o se no sono passate delle comunità terapeutiche che furono aperte subito dopo, perché erano proprio persone o molto anziane o assolutamente sole, che quindi sarebbe stata veramente una crudeltà mandarli da qualche parte dove sarebbero rimasti totalmente isolati. Loro erano vissuti qui e avevano dei rapporti anche molto, molto belli. Molti pazienti avevano visto i matrimoni, le nascite, le comunioni e le cresime anche dei figli degli operatori e quindi erano una parte integrante del loro famiglia. E comunque, raccontando quest'ultimo aneddoto, c'era questo paziente siciliano che non parlava mai e che sulla cartella c'era scritto che era analfabeta, perché lui non parlava quasi mai con nessuno, non leggeva mai nulla, era molto isolato, ostico, sarebbe tutto suo. La mia collega, Tiziana Leonardis, che oggi non è qui, ma tutte e due lavoravamo sopra, a un certo punto toccò a lei naturalmente di fare i test a quel paziente, per cui gli somministrò una VAIS, anche per capire un attimo questa persona che livello intellettivo poteva avere, quindi pensare a come poterlo orientare. Arrivato a un certo punto che dice cosa hanno in comune l'aria e l'acqua? La risposta banale dovrebbe essere sono due elementi per vivere. E questo gli disse l'aria e l'acqua hanno in comune l'ossigeno. Per un analfabeta trovare comunque l'ossigeno. Abbiamo letto l'ossigeno. Che vuol dire? Perché l'acqua è H2O. L'ossigeno è O2, quindi l'ossigeno è l'elemento H2O. E dico, ma dice allora lei conosce le formule chimiche? Lui fa sì. Lei, incuriosita, facendo per lì riferimento a quel poco di chimica che si ricordava, cominciò. E il sale è NaCl, e quella. E insomma, e cominciò a dare una dietro l'altra tutte formule chimiche, per cui bastava chiedere una sostanza per dare la formula. Grazie.
chiunque volesse fare una propria riflessione, non necessariamente rispetto alle cose, anche rispetto al presente, come dire, la facciamo insieme oggi, il tentativo poi di recuperarla nel nostro tragitto. Io volevo nel frattempo, prima, come dire, dobbiamo capirci bene, come dice Benedetto Saraceno, che diciamo che è una delle psichiatri che oggi recupera il pensiero basagliano e tenta di restituire nell'odierno periodo un senso a quello di cui noi stiamo parlando. E ovviamente Saraceno, che abbiamo invitato ad essere con noi, è un'altissima autorità della salute mentale, che governa la parte inerente la salute mentale della Convenzione Mondiale della Sanità. Saraceno ci ricorda che è importantissimo il pensiero di Basaglia, perché Basaglia fa un'operazione molto più delicata e importante rispetto a questo. Basaglia non nega la follia, ma nega che la psichiatria possa sempre e comunque essere quella scienza media che possa intervenire all'interno della cosiddetta follia. Basaglia vuole farci capire che razionalità e irrazionalità esistono e che in questo esistere tutti hanno cittadinanza, abbiamo detto. Cioè tutti hanno una vita degna di essere vissuta. Questa frase la diceva ovviamente Himmler, al contrario, un gerarca tedesco, che diceva che alcune vite non erano degne di essere vissute. Invece si recupera oggi in questo senso, perché tutti hanno una vita degna di essere vissuta. E ci sono voluti però, abbiamo visto anche nei nostri brevi racconti, centinaia di anni, ci sono voluti movimenti sociali fortissimi, ci sono voluti azioni di rottura, come l'abbattimento dei muri dei manicomi, perché a Trieste si abbatté il muro del manicomio. Ecco, sono voluti anni, per soltanto per capire che tutti avevano questa dignità. Oggi possiamo dire che questa dignità l'abbiamo tutti o viene riconosciuta a tutti, questo non lo so, perché alcune cose sono cambiate, sono cambiate le relazioni, c'è molto abbandono nelle nostre realtà. Questo è anche un altro disprezzo della vita delle persone, che non possono, come dire, essere riconosciute come, per esempio, nella cittadinanza materiale, perché hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, hanno difficoltà ad avere la casa, eccetera. Ebbene, queste però sono le cose che noi dobbiamo imparare, dobbiamo cercare di ricordare, dobbiamo cercare di sottolineare, di studiare, perché l'interesse di tutti, abbiamo detto, è quello di difendere i diritti, la cittadinanza e la dignità di tutti noi. Noi quindi, come dire, oggi questa assemblea la concludiamo in questa maniera, dando due appuntamenti. Uno è l'8 maggio, saremo al Brunelleschi, all'Istituto Brunelleschi, faremo una giornata con gli studenti di primo geometra e prima ragioneria qui a Frosinone, ci saranno ragazzi, giovani, delle persone che hanno collaborato con Anna Maria, come Daniele, come Nadia ed altri, che lavoreremo insomma in questa giornata. Abbiamo distribuito dei questionari ai ragazzi, così quando saremo nella giornata di lunedì potremo confrontarci su quello che anche hanno detto. E poi ci vediamo, il primo incontro, il primo appuntamento è il 25 aprile, 25 maggio a Cassino, alla Casa della Cultura, Marco Padre Paolo, dove cercheremo di parlare dell'azione del territorio rispetto a quello che abbiamo intitolato un po' ambiziosamente. Sarebbe carino, comunque, tutti i nostri titoli sono un po' ambiziosi, li leggiamo solo così per dare un'idea: le isole nazionali, le rispose della comunità, fede, speranza e carità, perché noi riteniamo che la comunità spesso si affida alla fede, alcune volte alla speranza e spesso alla carità per poter intraprendere una serie di attività. E questo ne parleremo il 25 aprile, il 25 maggio, con i ragazzi che hanno occupato l'OPG
CGI hanno fatto diventare questo OPG un luogo appunto di forte esperienza comunitaria. Hanno fatto un video dove ci sarà il regista, ci sarà Gianluca Binotto che abbiamo un critico cinematografico che abbiamo, come dire, coinvolto, portato, diciamo così, per cercare di avere anche uno sguardo su come, come dire, si costruisce questa immagine positiva anche di cambiamento, e ci vedremo quindi a Cassino. Poi ci vedremo il 22 giugno a Isola dei Pini, e con il titolo La follia che ci appartiene assume sempre un aspetto naturale, cioè discuteremo con gli operatori, ovviamente di Isola dei Pini, discuteremo con gli operatori di Cassino ovviamente, perché interessa anche quello che si fa oggi, e proietteremo il video di immigrati, cioè di sacchi di stranieri, due fragilità che si incontrano, è un video che è stato anche in Rai recentemente, che praticamente costruisce questo incontro tra persone escluse che vengono, perché la salute mentale è legata molto alla disabilità. Per chi, per esempio, volesse fare, volesse, io lo consiglio perché per me è anche stata una scoperta, per chi volesse farsi un bagno di diritti e di, come dire, e di capacità di incontrare queste parole magiche che si chiamano autonomia, indipendenza, ecco, deve leggersi la dichiarazione del 2008 sui diritti delle persone con disabilità. Basta leggere questa dichiarazione e si fa un percorso amicoso di tutto quello che non abbiamo e che non nemmeno abbiamo immaginato. Non avremo occasione di parlare in questi 8 mesi. Il 13 luglio parleremo delle comunità nazionali di età avanzata nella casa IKEA, quale istruzione, cioè vorremmo parlare di lavoro, prevedendo che cosa significa oggi attività lavorativa all'interno invece di una idea di lavoro che è prettamente, come dire, subordinata, prettamente legata così a dei concetti che solo la grande industria o le grandi aziende fanno. E così via, e andiamo avanti fino al novembre rispetto ai nostri incontri. Noi, questo è un programma ovviamente abbozzato, anche la pubblicazione, avremo qualche giorno per metterla insieme, le persone che hanno partecipato oggi, chiunque, le poesie di Fabrizio, la poesia di Valentino e gli altri, chiunque vuole fare, vuole dare un contributo, ce lo dia, noi cerchiamo di rappresentarlo in questa pubblicazione che noi stamperemo un po' più grande, ovviamente, questa, un po' piccola, un po' più grande, e la distribuiremo in tutte le biblioteche, in tutte le istituzioni della pubblicazione. Proviamo per noi a ricordare il basale. Grazie a tutti. Pensiamo che fosse assolutamente necessario un cambiamento.